In questo tutorial ti spiegherò brevemente Kali Linux, quindi sarà nient'altro che una presentazione del sistema operativo con kernel Linux. Con i grossi limiti che sicuramente incontrerai quando ti spiegherò Kali Linux, cercherò di farti una introduzione a questo sistema operativo, che non è di fatto per la certificazione CC NA, però è un sistema operativo utilizzato per la penetration testing. Ciao, sono Fulvio Mariola. Se non hai seguito i miei precedenti tutorial, oppure quello che ti dico non è del tutto chiaro, nella descrizione in basso trovi scritto playlist sulla CCNA 200-301 e sotto un link che ti indirizza ai tantissimi tutorial che ti spiegano i fondamenti del networking. Se vuoi una introduzione alla certificazione, trovi un link in questo video su In Informazioni che ti mostra come è strutturato l'esame. CCNA. Il tutorial che sto affrontando adesso non è strettamente legato a un dispositivo della Cisco, però di fatto è importante sapere di cosa stiamo parlando. Questo sistema operativo è Kali Linux, ovvero è un sistema operativo che ha come kernel Linux. Adesso non sto a raccontarti tutta la storia dei sistemi operativi Linux. Io i sistemi operativi Linux li uso da tantissimi anni. Diciamo che sono i sistemi operativi che preferisco. Li preferisco perché prima di tutto sono gratuiti, perché sono adatti in particolare per la programmazione e poi perché vengono utilizzati per tante cose. Ad esempio, Kali Linux, che è quello che ti sto presentando, viene utilizzato proprio per fare il penetration testing. Ovvero, che sono i penetration testing? Non ti sto a spiegare in maniera dettagliata che cos'è un penetration testing, ma sono delle persone che lavorano in un'azienda media, piccola o grande, e cercano di scoprire le vulnerabilità nella loro rete. Perché di fatto, quando c'è un attacco verso un computer, per attaccare un computer, a parte qualche virus che hai nel tuo computer, che potrebbe essere sicuramente, però quando è un attacco mirato, in genere quello che dovrai fare è accedere ad una certa rete. E per accedere ad una certa rete dovrai attaccare ovviamente il dispositivo per andare su quella rete. Il tuo computer è un host, però ci sono dei dispositivi che gestiscono le reti e in genere sono i router e gli switch. Quindi tu molto spesso per accedere a un certo computer dovrai andare in una certa rete e i penetration testing ricercano le vulnerabilità che tu potresti avere nella tua rete. Diciamo che per il momento questo ci basta perché la cosa è molto più complessa di queste quattro parole, chiaramente. Se volete andatelo a ricercare su internet così capite. Per diventare penetration testing, come prima cosa devi avere una buona dimestichezza con l'inglese e devi conoscere molto bene la rete. Per conoscere molto bene, quindi devi conoscere l'inglese. Non è che devi conoscere un inglese parlato, però ovviamente devi avere delle conoscenze abbastanza approfondite di quello che è la rete internet. Come vedi, quando io ho installato Kali Linux, lui ha già questi software, applicazioni o come le vuoi chiamare, già sono preinstallate. Quindi di fatto tu qui puoi fare un controllo molto preciso e dettagliato della tua rete. Qui puoi vedere il recupero delle informazioni, qui puoi vedere le analisi delle vulnerabilità, strumenti per il VoIP, strumenti per il fuzzing o ancora strumenti Cisco. Come vedi ce ne sono tanti, attacchi alle password perché è buona norma creare delle password che siano abbastanza solide, quindi non è così facile, cioè non è così perché oggi ad esempio molti dicono ah mannaggia, ogni volta che creo un account devo trovare una password particolare, ma io perché non metto la password semplice con il mio nome? Sì certo lo puoi fare e verrai attaccato 5 minuti dopo, quindi all'inizio quando iniziavo a scoprire questo mondo fantastico dell'informatica, le password non erano controllate, erano password deboli, nel senso che veramente potevi creare un account di posta elettronica e inserire, che ne so, ti chiami Pippo e la tua password è Pippo. E prima lo potevi fare, adesso non è più possibile. E non è più possibile per questo motivo, perché oggi, dato che sono aumentati in maniera esponenziale gli utenti che lavorano su internet, allo stesso modo sono aumentati in maniera esponenziale gli hacker, quindi gli attaccanti. E questo è un problema per chiunque, quindi è chiaro che oggi i penetration testing sono molto ricercati. Proprio
in base a quello che stiamo facendo, ovvero la certificazione CCNA della Cisco, vediamo proprio Irsenia, che è uno degli strumenti per attaccare proprio i sistemi operativi della Cisco, perché è uno degli strumenti proprio per verificare i differenti protocolli che lavorano su un sistema operativo della Cisco. Però non lo faccio partire da qui, lo faccio partire da shell. Quindi apro la shell, poi sudo su, perché per poter aprire Irsenia devi essere un utente di amministrazione, quindi il root. Adesso che sono root posso avviare Irsenia -g maiuscolo. Ti avvisa che la versione che stai utilizzando è una versione alfa, a noi per il momento non ci interessa, e qui vedi tutto quello che ti può interessare quando stai ad esempio cercando di trovare delle particolari vulnerabilità alla tua rete, magari alla tua rete Cisco, perché in questo caso analizza proprio i dispositivi della Cisco, quindi Cisco Discovery Protocol, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, Spanning Tree Protocol. Quando ad esempio stai analizzando la tua rete, la tua local area network, oppure VTP, VLAN Trunking Protocol, ovvero quando magari vuoi analizzare magari degli switch che sono in trunk e da qui li puoi analizzare. Quindi come vedi questo software è, diciamo, ottimo per poter fare i controlli dei tuoi dispositivi della Cisco. Quanto detto è solo una presentazione di quello che è Kali Linux. Quindi Kali Linux di fatto non è che, diciamo, lo puoi installare così facilmente sul tuo computer. È un sistema operativo. Lo so che oggi c'è molta confusione, ho visto anche sui vari canali su internet, molti fanno vedere, ah vedi qui ho Windows e qui ho Linux. Però in realtà quello che ti fanno vedere in genere, o perché hanno un sistema operativo Linux su una macchina virtuale, ad esempio VMware o altre, oppure perché si sono collegate in un'altra macchina e stanno lavorando su un sistema operativo Linux. Il sistema operativo Linux, diciamo che se lo installi come macchina virtuale non è niente di difficile, perché probabilmente avrai un software che gestisce le macchine virtuali e lo installi in quel software. Chiaramente la tua macchina dovrà essere abbastanza potente, perché nel momento in cui tu installi Kali Linux e allo stesso momento hai anche Windows, ovviamente verranno richieste tante risorse al tuo dispositivo. Io nel mio caso l'ho utilizzato su un solo computer, ovvero sul mio computer ho sia Windows che Kali Linux, semplicemente perché a me piace, quando soprattutto lavoro su Kali Linux, mi piace che il sistema operativo sia abbastanza prestante, sia veloce, quindi ho preferito installare il sistema operativo su una macchina, di fatto il mio computer ha due sistemi operativi. Quindi per chi conosce il boot, ovvero all'avvio quando accendo la macchina, io in quel momento posso scegliere se entrare in una macchina Microsoft oppure entrare in una macchina Linux, in particolare Kali Linux. Tutte queste cose magari non so se vi sono chiare, probabilmente per qualcuno sono chiarissime, per altri magari sono un po', non sono proprio cose banali, e non lo consiglio a nessuno di installare un sistema operativo Kali Linux se non hai le giuste competenze. Non è che devi essere un grande esperto, però devi sapere quello che stai facendo, cioè se tu installi un sistema operativo Linux su un altro sistema operativo che è Windows e non sai quello che stai facendo, potresti addirittura cancellare il tuo sistema operativo Microsoft e installare sopra Linux, cancellando tutti i tuoi dati, quindi non è proprio una bella cosa. Quindi se vuoi proprio installare Kali Linux, magari solo per sperimentare, perché ti vuoi divertire e quant'altro, magari utilizza una macchina virtuale, oppure magari come facevo prima, avevo un computer vecchiotto, quindi Windows era abbastanza lento su quel sistema operativo, che facevo? Lo mettevo da parte e ci installavo sopra Debian, un altro sistema operativo like Unix, e andava più veloce perché non richiede tante risorse poi un sistema operativo Linux rispetto a un altro sistema operativo Microsoft, e mi ci divertivo. Così è veramente figo e divertente. Però nel momento in cui tu vuoi installare come ho fatto io, ovvero lo stai installando a livello professionale, devi avere le competenze, cioè non ti mettere subito a installare appena vedi questo video, adesso mi installo Kali Linux, perché
Kali come sistema operativo è gratuito, quindi vai su kali.org e ti installi una versione gratuita. Non è come Windows che devi pagare. Kali Linux lo scarichi e lo installi e non c'è... non devi pagare niente, è gratuito, è libero e gratuito. Però è chiaro che non è un sistema operativo molto facile e magari tanti software non funzionano perché non so, sono diciamo dei software sperimentali, quindi questo serve in particolare per fare penetration testing, quindi cioè che ne so, magari sei un appassionato di videogiochi, vabbè adesso installo Kali Linux e poi inserisco il mio videogioco, ma non va bene perché potrebbero avere mille problematiche, potrebbero avere dei bug, potrebbero esserci molti problemi. Magari sei fortunato e funziona, però devi essere molto fortunato perché è in particolare Kali Linux, poi altre distribuzioni Linux non lo so, però in questo caso Kali Linux non è adatto per giocare, è adatto per fare penetration testing. Ok, questa qui è stata una spiegazione breve perché per spiegarti tutto il mondo Linux veramente ci vorrebbero almeno le stesse video lezioni che ho fatto con CCNA, anzi forse il doppio, perché non è un sistema operativo così facile da imparare e da capire, perché è gratuito, perché è utilizzato per fare penetration testing e per tanti altri motivi.